Buonasera, buonasera a tutti. Un appuntamento diverso dal solito, quello di stasera. Eh, siamo qua io e l'assessore Riccardo Righi, assessore urbanistica del Comune di Carpi, per parlarvi di qualcosa che in questi giorni avete letto anche eh, sulla stampa locale. Abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare quello che è un pezzo del futuro di Carpi. È il futuro dell'est Carpigiano, dell'est della nostra città. E che noi chiamiamo Oltreferrovia, quello spazio che se qualcuno di voi ha provato a guardare Google Maps per capirci un po' l'ortofoto dall'alto del, eh, della nostra città, è quello spazio verde, quella campagna eh, che divide il quartiere di Due Ponti dal quartiere di Cibeno ed, ha, ed è appoggiato, diciamo così, sulla linea ferroviaria della nostra città. È uno spazio. Mh, Importante perché è uno spazio assolutamente <coughs> diverso, il rituale, una grande occasione per la nostra città. Qualcuno di voi eh, ci sarà passato e meta di passeggiate, di, eh, anche di un, un momento diverso nella vita frenetica di tutti i giorni. È uno spazio che ci dà una visione totalmente diversa sul centro della città ed è come dico tutte le volte, a pochissime centinaia di metri eh, dalla piazza, dal, nostro, dal cuore pulsante della nostra eh, comunità. È uno spazio assolutamente suggestivo, è uno spazio che è anche creato da quella cosa molto particolare che c'è nella nostra città, quella caratteristica che abbiamo qua in città di avere una stazione dei treni eh, proprio veramente eh, a limitare del centro storico. Eh, che tramite viale Darfo Dallai ci porta eh, con pochi passi eh, proprio sotto il Duomo e nella nostra piazza Martiri. Eh, è uno spazio che in questi anni <coughs> ha visto tantissime sensibilità raccogliere suggestioni, idee, riflessioni. Ricordo un percorso anche importante che si è avuto in passato, penso ad esempio alle firme che erano state raccolte per la costruzione del parco Lama, per citare una delle suggestioni più importanti nel corso di questi anni, ma non l'unica. L'idea di eh, immaginare che quel pezzo, quella campagna, veramente in maniera assolutamente originale, collocata a pochissimi metri dal, dal, dalla nostra vita quotidiana, potesse essere in un qualche modo collegata eh, al centro della città. Ecco che si sono creati i presupposti, presupposti veramente importanti al fine di poter fare in modo che quello spazio possa oggi diventare un parco, un parco che eh, non sarà delimitato, almeno nella parte più a est, perché è un parco che decanterà verso la campagna, perché lì eh, ci sono attività agricole, eh, l'agricoltura è un pezzo importante ovviamente anche della nostra economia, oltre che essere un elemento... Nella maggior parte dei casi, quando è rispettosa, è assolutamente diciamo così, svolta nelle eh, metodologie moderne e al tempo stesso rispettosa dell'ambiente, è anche uno dei, dei meccanismi più importanti dell'autosostentamento del di una della comunità. E dicevo, quello spazio oggi diventa una, una grande occasione per, per immaginare di vedere la nostra città da un punto di vista diverso e creare uno spazio che io penso possa essere veramente identitario. Eh, cosa si verifica? Si verificano eh, alcuni elementi, diciamo così, di novità. Il primo è legato a un grande progetto, un progetto che eh, tra un anno e mezzo vedremo realizzarsi, eh, poiché c'è un impegno diretto da parte della Fondazione Cassa e Risparmio di Carpi, un impegno eh, condiviso con l'amministrazione e con un terzo soggetto, che l'Ateneo, di Modena e di Reggio Emilia, per la creazione, eh, appunto, negli spazi che sono attigui all'ex consorzio agrario, di una sede universitaria, una sede universitaria, e ne abbiamo già parlato eh, in questi mesi, eh, che sarà appunto il luogo dove si, terrà, si terranno le attività di una facoltà, la facoltà eh, di ingegneria. Quindi, da questo punto di vista, un grande momento di rilancio della nostra città, perché avere l'università sul territorio significa ovviamente chiamare, eh, chiamare gli studenti universitari, chiamare anche l'attenzione e il rapporto con eh, e la relazione con le imprese del territorio, con l'idea di essere protagonisti nel, nella, nella costruzione del futuro. Eh, accanto a questo, anche una grande disponibilità che abbiamo registrato e che oggi diventa un progetto che sta eh, diciamo così, prendendo eh, sempre più concretezza, che è il tema di un sottopasso ciclopedonale, proprio che ci permetterà di eh, passare sotto la stazione e eh, da affacciarci su, eh, che sarà appoggiato appunto alla eh, linea ferroviaria. Infine l'idea di riuscire ad avere eh, all'interno di questo parco, in una fase che chiamerà la partecipazione i cittadini di Carpi e comunque raccoglieremo le, giuste, eh, le, diciamo così, le suggestioni del caso nella realizzazione di quello che è un parco urbano ubicato in centro storico. Voi dovete immaginare che l'attuale passeggiata in centro storico di norma si fa dal Duomo a eh, Corso Roma, adesso soltanto per dare diciamo, i, i due capi del, 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 della passeggiata del centro storico. Invece in passato l'antica passeggiata carpigiana o del centro di Carpi prevedeva eh, la cosiddetta vasca da eh, Corso Fanti fino a Corso Cabassi e fino alla stazione dei treni. Ecco, la stazione dei treni non sarà più il luogo dell'impermeabilità rispetto a questo pezzo di campagna e di eh, verde che è al limitare del nostro centro storico ma sarà finalmente attraversabile, eh, portandoci a immaginare che eh, nella fruizione più complessiva del nostro centro si potrà annoverare un, un parco urbano che potrà essere anche una, eh, diciamo così, una opportunità turistica di vita vissuta in un tempo diverso. Io ricordo quando si fece una fase partecipativa sul tema del Parco Lama, allora così si chiamava il progetto. Qualcuno disse un parco come uno sfogo di libertà, no? Come un momento per potersi richiamare fuori dalle tempistiche che sono quelle della quotidianità, di una vita frenetica, lavorativa e legata a certi ritmi. E ecco allora che eh, siamo qua a presentarvi quello che è, eh, sarà un percorso che nei prossimi due anni ci vedrà fortemente impegnati, grazie a una serie di soggetti, alcuni li ho già elencati, oltre ovviamente l'amministrazione. Eh, C'è cioè l'Ateneo di Modena, la Fondazione Cassi e Risparmio eh, e ovviamente le Ferrovie, eh, che sono RFI, che è ovviamente è coinvolta in questo elemento, ma non solo. Questo è l'inizio di un percorso che vuole eh, individuare nella uh, linea retta che in un qualche modo eh, divide eh, carpi o ha uh, uh, fortemente influenzato la forma del, del, de, della nostra. Uh, della nostra città, anche una via di collegamento alternativo, un corridoio verde che permetta ovviamente con la mobilità alternativa di collegare i quartieri di eh, eh, Cibeno e di Due Ponti e l'osmosi di questa parte della città con appunto eh, l'oltreferrovia. Eh, si tratta di una visione ambiziosa, però in un qualche modo antica, mi piace ogni tanto anche... Qualche lettura o qualche <coughs> eh, visione interessante. Il quadro di Carracci dedicato eh, a San Bernardino di Siena, da Siena, nostro patrono, che, eh, che salva le ville di Carpi, la città di Carpi, eh, ha sullo sfondo una skyline eh, che è il medesimo skyline, che si può appunto vedere. Eh, se fossimo con i piedi in quello che sarà il futuro parco. O urbano del centro storico eh, di Carpi. Eh, si vede chiaramente in maniera nitida eh, la, la, la cupola del nostro Duomo, della nostra cattedrale e penso che sia eh, assolutamente suggestivo anche perché chi è stato fisicamente eh, in quelle strade, in via Corbolani, eh, nelle altre careggiate che di solito sono eh, prese eh, come meta eh, per la passeggiata domenicale, o non solo durante i weekend, per la corsettina e non solo, a questa sensazione assolutamente strana di immaginarsi in un contesto totalmente agricolo, ma con eh, eh, lì appunto la cupola del della cattedrale che pare quasi si possa sfiorare. E in tutto questo un'operazione urbanistica che ci consente un riordino eh, forte. Eh, che negli anni passati non ci aveva permesso appunto di, di realizzare questa visione, anche ovviamente dei volumi edificatori, delle eh, costruzione più complessiva di quel comparto, eh, per non in nessun modo eh, danneggiare quello che è il cosiddetto cannocchiale, quindi la possibilità di avere una visione complessiva eh, su quegli spazi e, e su quel pezzo eh, di città, e ovviamente anche un rapporto che continua in particolare con RFI rispetto all'opportunità anche di attraversamento eh, del nodo di via Roosevelt e quindi del eh, cosiddetto passaggio a livello, ma di questo ve ne parlerà l'assessore Righi. Mi piace, <coughs> prima di passare la parola appunto all'assessore Righi, eh, fare questa velocissima riflessione anche per spiegare che una città è fatta, eh, una, città, una comunità, è fatta di di tanti punti di vista e soprattutto di tante necessità. E se a ovest c'è un asse che spesso ho definito che è quello della concretezza, cioè vale dire la costruzione della bretella di congiunzione tra la rotonda di Via Guastalla e l'ultima eh, delle strade della zona eh, ehm, artigianale ed industriale di Fossoli, quindi con eh, quel collegamento che permetterà non soltanto alle imprese: del comparto eh, eh, industriale di fossili di congiungersi col comparto della nostra zona industriale e quindi con la 22 del Brenner o l'autostrada, li troverà in quella eh, percorrenza anche ubicazione il nuovo ospedale di Carpi, quindi eh, un servizio fondamentale, anzi una soggettività importante sul nostro territorio, in una posizione facilmente raggiungibile da qualsiasi eh, diciamo così, ubicazione rispettiva sia dentro Carpi che immediatamente nel territorio esterno, essendo quello il completamento di un anello che circonda tutta la città, quindi significa non avere eh, semafori, non avere impedimenti dal punto di vista viabilistico e quindi eh, dare una grandissima opportunità. Anche in termini di, di, di possibilità di raggiungimento. Quindi, se là c'è un asse che chiamerei quello della concretezza, della, della quotidianità, della vita e a volte, perché no, anche ehm, della frenesia o della laboriosità, dipende dal punto di vista, dalla parte invece a est si sviluppa un po' quello che è il sogno, università, parco, eh, una vita vissuta eh, nella conciliazione dei tempi. del, del dello studio, eh, ma anche della grande speranza e della visione di una città. Quindi anche in maniera, se volete, un po' poetica, eh, pensare che insistono tutte queste due anime nella nostra comunità, quella ovviamente del lavoro e dei servizi e dall'altra parte quella del futuro che è rappresentato anche appunto dal, da una facoltà di ingegneria e perché no da un grande parco che, e non da ultimo, proprio perché è ubicato in una stazione dei treni che da questo momento avrà eh, l'opportunità di avere un affaccio, diciamo così, anche su, sull'altra strada, su quello che noi oggi vediamo dal primo binario della stazione ferroviaria e che diventa a quel punto un territorio eh, fruibile da vivere nel massimo rispetto della natura e della sostenibilità, perché anche la stessa università verrà costruita con canoni. Eh, di sostenibilità energetica e di rispetto assoluto dal punto di vista ambientale, ma anche l'opportunità di vedere in quel contesto un ulteriore contributo eh, ovviamente alla piantumazione di alberi, a quello che vuole essere anche eh, eh, in un qualche modo la nostra restituzione eh, responsabile e consona a quelle che sono le cosiddette attività antropiche, cioè quello che oggi ci fa vivere negli altri elementi. È una visione di sviluppo eh, importante e che oggi eh, facciamo eh, con, con questa diretta, vogliamo condividere con voi anche per raccogliere eventualmente domande che potete porre e che ci verranno eh, girate. Eh, passo la parola a Riccardo che ha anche delle slide da mostrarci. Sì, grazie Alberto, buonasera a tutti e cercherò di raccontarvi eh, un po' quello che è il percorso, quelle che sono le strategie, le idee rispetto un po' a questo sistema che è stato ampiamente eh, già raccontato appunto da Alberto Bellelli. E, mh, intanto chiedo alla regia se può eh, condividere le immagini così da guidare eh, un po' questo percorso. Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che pianificare è comunque un meccanismo estremamente complesso, eh, dipende da diversi fattori, dipende a volte dall'iniziativa privata, da quello che la pianificazione permette, dalle opportunità che possiamo riscontrare o meno lungo il percorso e cercare di fare sintesi e coordinare in modo tale da trarre quelle sinergie che possono poi tradursi, appunto, eh, in una concreta realizzazione di scenari eh, sulla città. E se riuscite a vedere un po' le immagini che sono state condivise, mh, queste sono tre immagini che raccontano bene il sistema dei pieni e, e dei vuoti, il negativo no, della città e rende bene l'idea di, di, di come oggi la, la città si racconta e di quello che è il, il sistema dei vuoti urbani, riempiti poi da quelle campiture verdi nell'immagine più a destra che raccontano un po' il sistema eh, degli spazi verdi pubblici all'interno della città. E si, si nota con forza appunto questa direttrice che fiancheggia il Cavolama e, ed entra all'interno della città attraverso eh, questo paesaggio eh, definito anche Parco Lama, no? eh, dall'associazione che eh, si è formata eh, circa dieci anni fa e che voleva raccontare un sogno che era quello appunto di, di costruire questo grande cuneo, eh, di, di renderlo concreto. Ecco. E, mh, se vedete, per mettere a sistema un po' eh, questi spazi, ovviamente eh, rimaneva un nodo molto importante che era quello eh, di ricucire il sistema ferroviario. Su questo ci siamo interrogati. Eh, diverse volte e dall'inizio un po' di questo percorso amministrativo eh, in più occasioni anche attraverso eh, progettazioni affiancate all'università era anche iniziato un, un percorso appunto di ricerca eh, sul sistema dei luoghi che potesse offrire eh, la ferrovia per ripensarla appunto in, in, in un percorso fatto di, eh, di tanti punti messi a sistema tra di loro eh, che permettessero appunto questo rapporto tra quella che è la città che si è sviluppata eh, a est e quella che si è sviluppata a ovest. Sicuramente il nodo principale eh, per come dire, favorire un, uno sviluppo immediato era quello sul vertice della stazione centrale dei treni. E questo tra l'altro dà un valore aggiunto a, a, a questa idea perché il, mh, ovviamente bisogna sempre guardare di più a, al tema della mobilità sostenibile e come i trasporti possono influire sulle città. Ed ecco che eh, i trasporti su ferro possono soprattutto in ottiche d'area vasta svolgere un ruolo determinante ne, nello sviluppo eh, delle città, nel, nel nuovo sviluppo delle città ripensate in un'ottica di mobilità sostenibile. E quando eh, riesci a valorizzare una stazione in una città eh, mettendola a sistema con la città stessa, ne potenzia anche quello che è il principio del trasporto eh, su ferro. Ed ecco che eh, risolvere questo nodo, mh, eh, anche rispetto a quella che è la stazione centrale, permette eh, di riallacciare questo, questo, questa idea appunto di Parco Lama e dello sviluppo ovviamente della città d'Est rispetto a quello che è il centro storico. Noi abbiamo un'opportunità enorme qui perché effettivamente la, la stazione centrale, cosa che si vede in realtà in non troppe città, è molto vicina al cuore storico della città, parliamo di 250 metri, 500, adesso non ricordo, ma è estremamente vicina e attraverso la passeggiata che porta da Piazza Martiri eh, alla stazione si può con una piccola infrastruttura riuscire a ricollegare tutto un sistema che e può essere esplorato, esplorato e ritradotto attraverso un, le opportunità, le progettazioni eh, come quelle che stiamo dicendo, ma fatto in eh, assoluto rispetto eh, su quello che oggi è il paesaggio eh, che noi troviamo. Quindi, eh, I concetti alla base di una corretta pianificazione e rigenerazione urbana deve sempre eh, girare, ruotare attorno a un sistema di ancore, di, eh, come dire, di poli che possano tenere in piedi un sistema più complesso di strategie eh, che vogliono guardare in maniera diversa un territorio, quasi mh, un sogno, una visione appunto tradotta in opportunità eh, per essere realizzata. Quindi, il primo ostacolo era il tema dell'accessibilità, eh, su questo appunto. Si è riusciti a chiudere il primo accordo con Rete Ferrovie Italiane per realizzare questo bypass, questo sottopasso, che eh, a partire appunto da quest'anno eh, verrà realizzato. Con l'obiettivo di arrivare al prossimo anno e accompagnare il sistema più complessivo, e nel frattempo eh, avviare un percorso con una serie di ragionamenti per cercare di rileggere tutto il sistema dei luoghi che affianca appunto, eh, la ferrovia. E per entrare appunto in questo sistema di verde spazio pubblico eh, con parte in trasformazione, se vogliamo, che fu ehm, funge quasi da diaframma tra quella che è la città e quello che è il paesaggio agrario, il, il sistema appunto ehm, agricolo che abbiamo subito dopo tradotto appunto in un più ampio disegno di Parco Lama, eh, per entrare poi in un sistema di rete eh, ecologico-naturalistica eh, più ampio sul territorio. Avanti, grazie. Ecco, quindi prima di entrare nel merito del master plan, di quelli che sono i ragionamenti più complessivi, eh, ci terrei a soffermarmi su quelle che sono le strategie di ricucitura del sistema dei luoghi proprio fronte stazione, perché non basta eh, risolvere attraverso un nodo come un sottopasso eh, un sistema così ampio rispetto eh, a, a una città. Okay? E quindi eh, bisogna appunto esplorare, entrare nel merito, guardare quelle che sono le possibilità, le opportunità. Quindi cercare di, eh, di rileggere tutta la dorsale della ferrovia come un grande spazio pubblico che eh, ricollega degli spazi. Eh, quasi potessimo immaginare di arrivare ad avere una grande tangenziale ciclopedonale a fianco della stazione che ricollega, passa da un lato all'altro della città, lungo la quale. Eh, si possono riqualificare ed inserire appunto degli spazi nuovi. Facendo uno zoom diretto su quello che è il sistema attorno alla stazione, possiamo vedere tanti contenitori, tanti contenuti che possono essere rivisti. E, e quindi, come dire, nel prossimo tempo, nel prossimo periodo, cercheremo appunto di, eh, di svilupparli. Ed ecco quello che è il master plan, il sistema dell'oltreferrovia. Quindi, abbiamo questo attraversamento attraverso la stazione che riconduce all'ex consorzio Graal. Immobile acquisito, eh, acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio con l'intenzione di riqualificarla. E sul quale, anzi, dentro il quale essere, eh, verranno inseriti dei contenuti correlati all'idea di un polo tecnologico di alta formazione insieme alla formazione universitaria, sul quale ehm, va ad insistere su un sistema di piazza pubblica. Eh, direttamente in ingresso con quello che diventerà eh, il campus universitario eh, indicato in mappa e che vivranno di un forte rapporto con quello che sarà eh, il grande parco pubblico, eh, parte di questo disegno più ampio del Parco Lama, eh, esattamente a ridosso della città eh, storica. Ecco, questo parco, eh, che comunque deriva da una trasformazione urbanistica, dall'attuazione di comparti, avanti, eh mm. In questa occasione volevamo cercare di tradurlo eh, in un percorso condiviso per capire, farci dire dalla città quali possono essere i contenuti eh, di questo parco, perché a fin dei conti, questo è un parco che sarà della città, verrà vissuto dalla città come uno spazio collettivo, un'occasione di urbanità ed è per questo che è importante, troviamo importante, eh, che i contenuti stessi di questo parco possano venire dalla città stessa. Eh, in una idea di attuazione,. Complessiva di tutta eh, l'area dell'oltreferrovia, il, il parco diciamo che ne può derivare eh, va a coprire circa 110.000 metri quadrati, mentre il primo stralcio, quello effettivamente. Eh, realizzabile nel, nel, nel corso diciamo della fine di, de, di quest'anno e la metà del prossimo, eh, si svilupperà su circa 72.000 metri eh, quadrati di area eh, compatta, con un sistema a contorno di circa 15.000 metri quadri. Dentro i quali eh, si potrà prevedere un, un primo impianto di dotazione minima eh, di alberature e arbusti che va dai 1200 ai 2500. Come prima dotazione, appunto, eh, del primo stralcio. E un importante come dire, organismo all'interno di una città, un parco che fa sistema con quella rete ecologica che abbiamo visto all'inizio nel sistema degli spazi verdi eh, della città, che per l'appunto seguirà eh, un percorso degli incontri. Per semplificare un po' questo percorso, visto anche il, il periodo che stiamo vivendo, non, non, non potremo fare incontri, diciamo, e assemblee pubbliche dirette, ma sono proprio occasioni come queste eh, che rendono possibile eh, questo ascolto. E, vorremmo, faremo un, come di, un incontro eh, con le consulte, che sono enti, e organismi che eh, mh, raccordano quello che è il mondo associativo e i cittadini del territorio e l'amministrazione, e rilasceremo. Dei questionari online per raccogliere appunto suggestioni e idee su come questo parco eh, potrà eh, svilupparsi. Questo è un percorso che terremo nei prossimi due o tre mesi per poi raccogliere fare sintesi di questi materiali e tradurli in una progettazione che poi vedrà la successiva realizzazione eh, del parco. Questa è un po' come dire in, in sintesi tutta la strategia eh, che eh, vogliamo vedere rispetto. Al sistema dell'oltreferrovia integrato con la città. Ora eh, guardiamo un po' le domande che sono state fatte. È previsto un collegamento diretto tra il nuovo parco e l'adiacente via Due Ponti? chiede Enrica. Allora, assolutamente sì, il, il, il sistema diciamo centrato su questo parco prevede dei collegamenti che non vadano soltanto da est a ovest, quindi tra quella che è la direttrice del cavolama con la, eh, il centro storico, ma vogliono anche collegare da nord a sud, non solo attraverso l'asse della ferrovia, ma anche attraverso dei percorsi direttamente eh, all'interno del parco. Sabrina Gelmini chiede, io vorrei sapere se chiudete il passaggio a livello di Cibeno e cosa farete per collegare il quartiere alla città in modo più semplice. Questa è una domanda complessa. Ehm, allora, il tema del, sottopasso, cioè del passaggio a livello scusatemi, di, eh, di via Roosevelt è estremamente... Eh, delicato, sono davvero tanti anni che se ne parla, eh, tanti anni che si cerca di affrontarlo. Eh, ed è per questo che abbiamo cercato appunto di trovare una risposta. Abbiamo avviato un percorso eh, molto intenso con Rete Ferrovie Italiane per capire quali possono essere le soluzioni per risolvere questo tema. Ad oggi è in corso un tavolo di lavoro eh, che ha già proposto degli scenari e sol delle soluzioni sul quale adesso si stanno sviluppando analisi. Analisi di dettaglio per capire eh, non solo la fattibilità in termini eh, tecnici, ma anche economici e sostenibili rispetto all'intervento stesso. Eh, devo dire che. L'idea di collegare Manzoni-Tre-Ponti su un sottopasso allineato eh, rende molto più semplice l'idea e poi ricollegare attraverso il grande quartiere di Cibeno, eh, attraverso le sottostrade che poi permettono appunto una, una, un perfetto dialogo carrabile del quartiere con la città ovest, ma che valorizzerebbe in maniera molto significativa i, i collegamenti ciclopedonali di Cibeno stessa alla città. E, nel prossimo periodo diciamo, ci siamo eh, dati l'obiettivo, entro il prossimo anno, di concludere eh, questa fase di fattibilità tecnica economica per definire con certezza quale può essere la soluzione per il passaggio a livello di Cibeno. Sì, aggiungo che trattasi di una questione annosa e molto complessa, anche perché, come ha spiegato l'assessore Righi, vorrei ricordare che il tema non è soltanto infrastrutturale, ma è anche... Di gerarchia delle strade, cioè noi non possiamo neanche immaginare che eh, nel superamento di quello che è un limite che oggi vive la città, no? sto parlando del passaggio a livello del Cibeno, poi non andiamo a inondare di automobili perché sarebbe contrario rispetto a quello che è un tema di qualità della vita e anche di fruibilità effettiva alcune zone perché gerarchizziamo su una via invece che su un'altra e quindi abbiamo bisogno di infrastrutture che ci consentano di utilizzare il giro attorno a Carpi, lo dico in questo modo no, Riccardo, e quindi tra le riflessioni che stiamo facendo appunto come ben spiegava vi è quella di decidere uno dei due assi eh, per l'entrata ma ovviamente anche il fatto che non si utilizzi invece dalla parte del centro storico le altre strade per tornare sul, Sull'altro asse, cioè sostanzialmente, se da Viale Manzoni vogliamo rientrare rispetto a so, Viale Petrarca, o ovviamente, eh, o il sistema di, eh, di Nicolo Biondo per, per, per dare dei nomi, o Carducci, che sono gli altri due elementi a seconda del senso di marcia, non possiamo immaginare di inondare tutta la città, quindi abbiamo bisogno ovviamente di un'accessibilità diversa. Eh, eh, Maurizio Marinelli fa una doppia domanda che in realtà cioè, eh, continua nel, in una riflessione. Chiede cosa verrà costruito nell'angolo in basso a destra del C6, quindi ha guardato bene la mappa, e suggerisce potrebbe essere uno spazio utile per un'eventuale espansione dell'università. Dunque, da un punto di vista eh, di strumento eh, attuativo, il, il comparto richiamato eh, in questa domanda prevede la realizzazione di residenze. Eh, fermo restando che poi dipenderà ovviamente da quelli che possono essere opportunità e scenari. Sinceramente anche dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, eh, potrebbe trovare una naturale eh, prosecuzione di quello che è il, il campus ad oggi eh, previsto, creando un, un grande impianto eh, di campus universitario direttamente eh, collegato con il sistema del parco. Queste però sono decisioni che non dipendono eh, dall'amministrazione. Ma dalle eh, trattative, dalle iniziative private. Allora, adesso mettiamo insieme, se siete d'accordo, tre domande, perché in realtà sono molto simili, eh, penso che vadano nella stessa direzione. Eh, come ci si arriva al polo universitario? Non si vede la strada via Corbolani? Punto interrogativo. Eh, Beppe Chetti chiede: su via Corbolani, via Tre Ponti, verranno costruite abitazioni? poi mh, chiedo alla regia di andare un attimo giù perché collego anche l'altra, quella di mh, Serena Guru Maccaferri, buonasera, nell'area mi pare sia stata prevista anche una parte residenziale che non si possa dire che è un progetto a consumo di suolo zero, è corretto, è possibile che l'area identificata pensare a un consumo di suolo esclusivo per lo spazio universitario? Prima della risposta tecnica che do ovviamente all'assessore Riccardo Righi, ricordo che noi non abbiamo cancellato il PRG precedente, lo voglio solo spiegare perché. Sì, eh, corretto. Allora eh, il. Mm, eh, il tema ovviamente c'è cioè al di fuori della strategia eh, di, di iniziativa pubblica di cui si parlava. Ovviamente va a collimare, a coincidere, a sovrapporsi se vogliamo con quella che è un'iniziativa privata perché eh, quando si parla di trasformazioni urbanistiche l'amministrazione svolge un ruolo di coordinatrice rispetto a iniziative private eh, che nascono appunto da diritti di proprietà private. Eh, il comparto centrale rispetto allo schema. Dell'oltreferrovia era un, un comparto con già uno strumento urbanistico attuativo approvato, che prevedeva già la realizzazione di eh, un numero eh, elevato di eh, condomini sia su Tre Ponti sia su eh, Corbolani. Il, il progetto che oggi voi vedete è la traduzione di una variante sostanziale a, a questo piano che ha scaricato i volumi eh, residenziali in maniera significativa e in parte su via Tre Ponti, eh, creando poi eh, rispetto al... al eh, il, il carico urbanistico si è ridotto del 45% rispetto al piano originario. Trovando poi eh, l'inserimento di un campus universitario a stretto collegamento con l'ex consorzio. Quindi noi in questo momento avremo su eh, il, il lato diciamo, di Corbolani Interna il, la prevalenza del campus universitario fortemente scaricato di volumi su quello che è il sistema di collegamento tra ex consorzio e parco. Perché come vedete lì verrà realizzata una, una piazza. Una piazza Pubblica, fortemente eh, in stretto rapporto con il parco, mentre i volumi sono stati concentrati prevalentemente su tre ponti in modo tale da scaricare appunto eh, l'edificato sul versante interno e permettere una più armoniosa, diciamo eh, un più armonioso rispetto dello skyline storico, richiamando eh, all'aneddoto fatto da, precedentemente da Alberto del quadro del Carracci, no? la, la visione della città eh, dall'esterno. L'accessibilità al campus è fatta attraverso eh, via Corbolani eh, per i mezzi, eh, sarà una strada eh, a, a, come dire, dove le auto saranno più ospiti, eh, ci sarà un rialzato con una pavimentazione eh, che metta in evidenza il, la continuità dello spazio del parco, mettendo quindi in secondo piano il collegamento carrabile che poi entra dentro la piazza, quindi sempre rispettando dei limiti di velocità molto bassi. E, e lasciando le auto come ospiti. Questo perché comunque all'interno di un campus universitario, sia che siano mezzi di emergenza, sia che siano mezzi di studenti che decidono di andarci in automobile eh, è giusto che ci sia questo tipo di collegamento. Fermo restando che in un'idea di campus universitario che vive in sinergia con la città, eh, con studenti che vivono dentro la città, ci piace immaginare che sia una città eh, costruita a misura d'uomo, che visti i, i collegamenti, le ricuciture, il sistema degli spazi pubblici. Gli spostamenti poi possono avvenire o in bicicletta o a piedi o con mezzi diciamo alternativi, Silvano. Perché devo... scusate, uso provo sempre a unire sempre alcune domande. Per eh, hai chiarito via Corbolani anche in termini infrastrutturali come necessità di collegamento, penso che la domanda fosse anche eh, nel senso del, del via Corbolani non diventa la via di collegamento tra. Eh, due ponti e Cibeno come diciamo così, attraversamento rapido perché altrimenti metteremmo eh, in condizione quell'area di essere tutto fuorché un luogo da, da vivere con una tempistica diversa. Questo lo, lo spieghiamo perché mi pare di avere intuito che alcune domande andassero a cercare di capire che non venisse costruita una superstrada al posto di via Corbolani. Ecco, questo lo escludiamo e invece è un tema di accessibilità alla parte che ovviamente fa riferimento al polo universitario ehm, chiedeva se su via Corbolani viene, eh, verrà costruita una rotonda e ehm, chiede sempre Claudio Bellanti eh, se eh, verrà costruita anche una ciclabile, cioè il tema dei collegamenti interni, penso di poterti anticipare che una delle riflessioni che in un qualche modo invitava a fare eh, Riccardo era, eh, riguardava anche l'utilizzo della ferrovia come spazio invece di collegamento rispetto a tutto il comparto perché essere paralleli alla ferrovia significa collegare praticamente tutta la città <ride> nella, nella percorrenza e ci aggiungo chiedono dall'altra parte della stazione eh, ci verranno dei parcheggi? Allora, eh, il campus avrà una dotazione di parcheggi per il campus universitario, eh, sarà una dotazione che può anche essere letta come un parcheggio a sostegno della stazione, questo assolutamente, e l'accesso a Via Corbolani, il tratto che andrà da Tre Ponti al, eh, all'ex Consorzio, quindi all'ingresso del campus universitario, eh, sarà eh, non tanto asfaltato solo nel primo tratto, ma come come dicevo, avrà una ripavimentazione, quindi, stiamo parlando di un, un asse stradale che vuole richiamare il, il protagonismo eh, de, della persona, eh, sarà fondamentalmente un, un, darà fondamentalmente un senso appunto di ricucitura in termini di spazio urbano dove le auto saranno. Eh, del, del, degli ospiti, ecco. e mentre nel tratto eh, subito dopo eh, il campus universitario, proseguendo eh, fino alla, alla statale, rimarrà a Strada Bianca. Allora, eh, una risposta la do io al volo a Eugenia Lugli che chiede per campus universitario si intendono solo edifici dell'università o anche residenze per studenti, solo gli edifici dell'università. Su questo, tra l'altro, è una riflessione che dovremo fare assieme anche con tutta la città, perché eh, dopo i primi due anni che vedranno appunto svolgersi la parte di specialistica, noi arriveremo ai cinque anni totali di ingegneria sul territorio. Sto, sto dicendo che ci saranno gli iscritti che, dal primo giorno nel 2023-2024, anno accademico, eh, saranno ubicati su Carpi. Questa ovviamente diventa anche una questione che non, si, che non ha a che fare tanto con l'oltreferrovia quanto sulla capacità che dovrà avere, penso, la città di interpretare questa grande opportunità, che è un'opportunità ovviamente, eh, io penso, culturale, intellettuale, ma anche economica, perché ovviamente si tratta di capire anche come trovare, ovviamente con i, a prezzi, a modalità, modelli abitativi capaci di ospitare eh, i giovani universitari. Eh, non c'è bisogno per forza delle residenze universitarie, salvo che insomma, vi siano riflessioni di questo tipo, ma comunque non insistono in questo momento in nessun modo sul tema dell'oltreferrovia. Ma più che altro dei modelli abitativi privati, cioè adesso lo schema di una città come Modena, come Bologna, che hanno l'università da tempo sul territorio, è quella degli appartamenti molto grandi dove si affitta la singola camera. Adesso ho, ho, ho citato uno degli esempi, lo dico perché. In realtà nel rapporto che abbiamo con l'Ateneo una delle riflessioni e richieste che ci vengono fatte è anche ovviamente di stimolare il mercato degli affitti in tal senso perché sarà anche una grande occasione e ovviamente ogni studente fuori sede che mh, viene a abitare a Carpi non è semplicemente un abitante in più, è anche un'opportunità penso eh, sia economica sia di rivitalizzazione. C'è una domanda che è come verrà ristrutturato e come verrà usato l'ex consorzio. La passo subito facendo presente a Maurizio, che poneva questa domanda, che ovviamente non siamo noi a, ad intervenire sull'ex consorzio, ma è la Fondazione Cassa e Risparmio, che ci ha dato soltanto delle anticipazioni. Quindi, non abbiamo ancora in toto il progetto. Però lo passo immediatamente a Riccardo e ci aggiungo la domanda di Serena che chiede: Non è proprio possibile azzerare i volumi residenziali privati oppure forzare. Strutture legate esclusivamente all'università per il principio di evitare il consumo di suolo, è un argomento importante. Penso che non abbia compreso il PRG, rifarei un passaggio. Eh, sì, allora eh, l'ex consorzio agrario, come ben diceva Alberto, è di proprietà della fondazione e sarà poi lei a guidare. Eh, diciamo, la, la sua ristrutturazione in quanto tale. L'immobile, eh, oggi, comunque è previsto all'interno dello schema più allargato di un polo eh, universitario, di un polo tecnologico eh, perché avrà anche funzioni di alta formazione legate appunto alle aziende del territorio e potrà trovare appunto al suo interno delle funzioni strettamente correlate a questo tipo di attività. Eh, al momento ehm, il, il, si come dire, il pensiero è quello di eh, organizzare dei concorsi di idee di progettazione per la sua riqualificazione, mentre ne, nell'immediato eh, ci sarà una ripulitura appunto solo sull'uscita del sottopasso per permettere un collegamento in sicurezza col sistema della piazza eh, in ingresso al parco urbano. Quindi il, il tema dell'ex consorzio verrà affrontato eh, nel prossimo periodo con l'obiettivo ovviamente eh, di completare lo schema di riqualificazione del, dell'asse eh, ferroviario per metterlo completamente a sistema con il parco. Per la domanda invece, in termini di consumo di suolo, se era possibile eh, spostare volumi o annullare volumi, eh, la, la pianificazione come dire, deriva da iniziative eh, private che nascono da diritti privati sui territori. La trasformazione che stiamo vedendo e il parco che ne deriva è frutto di questo compromesso perché pianificare vuol dire anche trovare compromessi e attraverso queste iniziative private che vedono appunto sul fronte. Tra i ponti, la realizzazione di residenze, ma anche Ovviamente l'iniziativa dell'università stessa trova le economie per poi realizzare tutto il sistema dell'infrastruttura pubblica perché operazioni di questo tipo comunque hanno un'incidenza economica molto elevata e senza appunto questo rapporto eh, tra l'iniziativa privata e l'iniziativa pubblica non si potrebbe riuscire, diciamo, a tradurre in realtà. Detto questo, non c'è la possibilità di spostare volumi all'interno del territorio se non per zone adiacenti limitrofe ed omogenee questo è l'unico modo che abbiamo per spostare volumi e quindi se non c'è questa eh, casistica non si riesce ad intervenire eh, in questa misura allora a Giorgio Lugli rispondo io Giorgio chiede ma non si poteva cioè, una soluzione che prevede l'interramento della ferrovia non sarebbe la più semplice se possibile Sicuramente sarebbe molto semplice, non sarebbe possibile per un motivo semplicemente economico, nel senso che eh, già oggi è complicato, uh, RFI considera al pari di, per esempio, tutto il pezzo della rete ferroviaria che interessa, ad esempio, il pezzo della Romagna, le nostre linee come linee secondarie, a prescindere, non lo fanno l'interramento complessivo in... Eh, linee considerate invece di prima fascia, di primo livello e sarebbe ovviamente un, 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 dal punto di vista economico qualcosa che, che poi tra le altre cose dovrebbe fare RFI eh, cioè, o altrimenti con risorse provenienti da altri ambiti, ma sarebbe... Io non ho, non ho contezza della cifra enorme che significherebbe, anche perché voglio ricordare che per fare interramenti vedi modello Bologna che è, che è la stazione di Bologna, per capirci dove c'è... Un, un hub di alta velocità dove ci sono delle funzionalità di un certo tipo e si comincia ad andare giù dal punto di vista della pendenza, ma chilometri prima perché il treno ovviamente non può fare dei dislivelli eh, anche da un punto di vista fisico-logistico che, che, che non permettano ovviamente questo tipo di, di situazione Quindi oggettivamente la domanda è posta in un modo che sarebbe più semplice: sì, sarebbe più semplice. Ma non, non, non è fattibile proprio da un punto di vista economico, oltre che strutturalmente, si tratterebbe di un'opera, non posso dire eh, sì faraonica, cioè oggettivamente faraonica rispetto alle nostre possibilità. Invece, eh, Marinella chiede perché non fare una ciclovia lungo la ferrovia fino a Modena e agganciare l'Eurovelo 7. Marinella, e dunque questa è oltre che una domanda, una suggestione estremamente interessante. E ovviamente, eh, nell'idea, un po' eh, che stiamo cercando di, di tradurre in realtà. Di, di rileggere il sistema ferroviario carpigiano eh, per, per creare appunto una sorta di ciclovia che fiancheggia la stazione sarebbe già di per sé straordinario ed è qui che stiamo lavorando già la risoluzione dei passaggi a livello sono un elemento importante per arrivare a, a questa tematica dopodiché si tratterebbe di eh, coordinare rispetto a più amministrazioni lungo tutto l'asse ehm, una fattibilità eh, che preveda appunto interventi eh, per creare un asse unico. Suggestione assolutamente interessante, ci abbiamo guardato e insomma mh, cogliendo che insomma, ritorna questa tematica eh, la riaffronteremo sempre con più eh, attenzione per cercare di, di guardarne una fattibilità. Eh, L'Oltreferrovia è un terzo del parco Lama. Oltre l'area agricola perurbana e l'area agricola che fiancheggia la Lama, non bisogna separare l'oltreferrovia dal parco Lama, che è un, un, un grande parco città-campagna. Eh, questa è un'affermazione, non è neanche una domanda. Eh, oggettivamente, l'ho provato a spiegare prima: nella nostra filosofia, il parco è la, la testa verso il centro storico di quella che è un'area che va a decantare in maniera naturale rispetto alle attività agricole. Questa era la cosa che ci siamo posti perché oggettivamente eh, se, eh, se l'università è un pezzo dell'identità di quell'oltre ferrovia, l'altro pezzo di identità è dato al parco, perché altrimenti rimane quella cosa che è dopo la ferrovia. Infatti mi aggancio a Tatiana che chiede, scusate l'ignoranza, ma figurati, ma l'ex consorzio è quello dopo le ferrovie creative. Eh, Tatiana, vai su, sul binario 1 di Carpi, guarda di fronte e quello che vedi è sostanzialmente il complesso eh, dell'ex consorzio. Mm, faccio prima a spiegartelo che in altri mille modi, perché sì, eh, è oltre ma è distante dal, 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 dalle ferrovie creative, per capirci. Quindi fai prima ad andare fisicamente sul binario e a guardare quel, quello che oggettivamente sembra un ruser. Perché sto dicendo questo? Per farvi capire che veramente, se per descrivervi vi devo dire di andare a mettere i piedi sul primo binario e guardare di fronte, la raccont racconta di quanto non abbiamo mai immaginato di poter andare al di là di quella ferrovia. O per andarci, di andarci per una strada che non fosse in nessun modo. Collegata a una vita quotidiana che ti ci porta di là da quella ferrovia. Soltanto quel sottopasso ciclopedonale, l'idea di avere un'attività come l'università, l'idea di avere uno spazio che dovrà avere una forte identità, la cercheremo assieme ai cittadini, no? Con quella fase partecipativa che vi ho raccontata prima, dà il senso del fatto che qua non stiamo semplicemente sottraendo uno spazio. A eh, progettualità di tipo diverso, gli stiamo dando un'identità che è assolutamente connaturata alla crescita e allo sviluppo della città, e lo fa, secondo me, in, completando tantissime potenzialità che ci sono su questo territorio, e vi compreso quello di avere. io lo chiamo cuneo, ma di solito i cunei hanno la punta, quindi eh, come, non so come dire, quel rettangolo che, 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 che si. Sì, che, che arriva in maniera assolutamente strana come la punta di uno scalpello eh, proprio pochi metri dal, dal centro storico e questa è la visione eh, totalmente diversa eh, abbiamo il direttore di voce che ci scrive c'è una linea che attraversa il parco in senso est-ovest che arriva esattamente all'altezza dell'ex cantina pensate è possibile un collegamento anche qui tra la città costruita e l'oltre ferrovia? domandone i domandoni no è <ride> no, eh, suggestione molto interessante meriterebbe eh, un dibattito significativo nel senso che l'area dell'ex cantina eh, oggi è un, un tema, anche questo irrisolto, una delle altre ultime occasioni rispetto al rileggere, il ripianificare, il riqualificare eh, il tessuto vivo della città. Ecco che effettivamente la, questo collegamento visivo quasi eh, naturale, in quell'asse eh, centrale rispetto allo sviluppo del Parco Est, quello che è. Il, la focale sull'ex cantina eh, come dire, può lasciare spazio a tantissime eh, suggestioni, a tantissime eh, idee progettuali. Eh, anche qui, ovviamente, eh, quando si parla di opere di questo tipo, eh, il fattore economico è sempre rilevante eh, eh, e quindi bisognerebbe capire, sempre attraverso eh, una partnership pubblico-privato, l'iniziativa privata, come si potrebbe anche cercare di immaginare un po' come fanno gli americani a New York: di vedere una grande high line che parte eh, da, dall'area dell'ex cantina per poi approdare all'interno di un grande parco pubblico. Ecco, eh, sono, sicuramente eh, elementi che potrebbero non solo qualificare la città e rafforzare eh, il sistema degli spazi pubblici, ma eh, che ovviamente devono trovare l'occasione di essere realizzati. Penso, se mi dai la licenza tecnica, i due cerchietti dentro al centro del parco cosa servono? Sono due elementi di rendering, servono soltanto per fare capire, penso che si riferisca ai due ovali accennati. Eh, sì, allora... Mh, quel, i Architetto sono io, no. Eh, allora quello che voi avete visto all'interno del master plan e nello schema eh, del parco è una traccia eh, lasciata dai progettisti del, de del comparto in trasformazione, collegato in maniera più armonica con un master plan urbano. Quindi, sono un'interpretazione un progettuale di un parco eh, che è alla base del dibattito che oggi vogliamo iniziare su quali sono i contenuti. Quindi, non è detto che il parco che andremo a realizzare. Eh, a breve avrà questa conformazione questa è una suggestione che può anche piacere può essere la base appunto eh, di uno spazio da pensare tutti insieme qua maurizio cita una persona straordinaria che è Cesare Leonardi altro scomparso ma non tanto e che, che la, la cui mano ha disegnato eh, penso alcune delle non soltanto Opere fisiche, ma anche progettazione di parchi che a Modena hanno fatto la storia, insomma. Poi tu eh, vieni, vieni da lì e quindi dice: Il progetto del parco, oltre alla piantumazione di alberi, prevede anche nelle parti aperte alzate o vallamenti diversi per generare piccoli anfiteatri come quello progettato da Leonardi nei bellissimi parchi di Modena. Io posso già dare un accenno di risposta per essere anche coerente con quello che abbiamo detto. C'è un momento di partecipazione eh, e quindi accoglieremo tutte le riflessioni. Di sicuro, eh, posso dirla così, eh, avere uno spazio fantastico, eccezionale, naturale, preservato, ordinato, accessibile. Coerente con una passeggiata in centro storico a pochissimi, perché vorrei che cominciassimo a chiamarlo il parco del centro storico perché secondo me è, è, da, da rende anche più l'idea. Perché sembra assurdo perché oggi non consideriamo centro storico quella cosa, quel, quel pezzo, quell'area, ma in realtà è centro storico pieno. Bene, il fatto che sia così collegato dà alcune opportunità, io penso, dal punto di vista infrastrutturale perché quello spazio sia uno spazio anche vissuto. Eh, decideremo come, eh? cioè, tenteremo di capire anche rispetto alla fase partecipativa, io non sto parlando di Modena Park per capirci, eh? non sto dicendo cose di questo tipo, ma di sicuro oggettivamente oggi eh, in un centro che comunque vive di tante iniziative proposte da associazioni, dal, dal, dall'ambito culturale, ma anche perché no, iniziative anche dei privati, il commercio e non solo che possano con ovviamente con offerte di un certo tipo dal punto di vista culturale oppure aggregativo visto che insomma è una cosa che, a cui tutti abbiamo l'ambizione di arrivare in questo periodo estremamente complesso anche di infrastrutture naturali uso questo termine perché fu quella poi forse la più grande intuizione di, di Leonardi. potrei citare anche la città degli alberi di Castelfranco per capirci no? quindi sostanzialmente un'idea dove, dove, dove la città, o meglio, la, la città come la viviamo in termini di attività, trova un'ubicazione che è assolutamente naturale eh, e, e rispettosa, possa avere infrastrutture naturali che permettano anche, perché no, di, di, di fare delle feste, di fare dei momenti eh, anche di, 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 di promozione. Io, a me viene in mente la cultura, è un retaggio che insomma, mi porto nella mia esperienza di assessore, diciamo di ex assessore alla, alla, alla cultura Dario, Dario ci chiede l'oltreferrovia verrà collegato con percorsi pedonali all'argine della lama e noi Dario sappiamo che fa questa domanda perché noi con Dario adesso così almeno scherziamo con Dario un attimo, con Dario di solito ci è, è capitato e ci ricapiterà spero molto presto di andare in bici e seguire, eh, e seguire un po' gli itinerari che sta costruendo tra l'altro con i bike con eh, con, eh, con questo nuovo modo, anche di fruire eh, del nostro meraviglioso eh, territorio. Quindi... Ciao Dario, intanto. Sì, ciao Dario. Allora, beh, in realtà un po' esistono già perché li abbiamo appunto fatti, eh, solo che non sono de dei percorsi ufficiali. No, diciamo che l'intenzione è proprio quella. Adesso purtroppo avevamo candidato un progetto molto interessante all'Europa per realizzare una grande ciclovia sugli argini che potesse partire da Novi e arrivare a Modena. Non ha trovato come dire, eh, spazio, eh, ma col fatto che un po' tutti i comuni che compongono questa unione eh, hanno abbracciato questo progetto con forza, stiamo cercando di capire come realizzarlo in maniera autonoma. e Questo permetterebbe ovviamente di creare intanto la, la dorsale principale eh, lungo il, il sistema dei canali, con l'obiettivo poi attraverso la realizzazione di un parco, eh, come quello che abbiamo visto stasera, attraverso quell'ultimo eh, pezzo di paesaggio appunto, eh, agrario, eh, individuando dei percorsi ben definiti che poi lo ricolleghino con la rete ecologica. Questo eh, è un sogno, una, una visione che fa parte di questo disegno. Ci teniamo a, a cercare di, di realizzarlo perché. E dopo si riesce davvero a completare quello schema che da città eh, passa attraverso eh, polmoni verdi che poi si traducono in quello che è il, il nostro paesaggio tipico, caratteristico eh, del, del sistema agrario, per poi ricollegarsi al, alla rete ecologica che ci offre il cavolama e più avanti del Secchia. Sì, cioè adesso per citare quella domenica mattina con cui con Dario. Andammo a, a fare un bellissimo percorso in bici, ad esempio, semplicemente il superare il pezzo di via, di via Tre Ponti, con, tra l'altro, con le barriere antirumore e non solo, era, era diventato già, già di per sé un, un, una delle problematicità che, mh, più si, 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 si identificava appunto con alcuni passaggi che, che, che si fanno per avere accessibilità. Intanto mi sento di dire che a completamento di quello che diceva Riccardo, come riflessione più interessante, che eh, veramente è come avere a due passi dal, dal centro eh, ehm, l'apertura la, rispetto a tutti quei percorsi, eh, perché comunque quando si torna, delle volte si percorre anche via Corbolani, poi oggi si sale diciamo così, dal, da, da via Roosevelt. Eh, stavolta si potrà andare dritto e arrivare... Con l'e-bike, la mountain bike o comunque la bicicletta del caso direttamente sotto il Duomo. Sabrina non è rimasta soddisfatta, direi. È stata data una risposta un po' vaga sul sottopasso mh, di Cibeno perché è un argomento scottante, però sc mi è sparita la domanda. Ah. Eh, però scusate l'insistenza, vorrei capire se c'è qualche volontà di non separare un quartiere importante come Cibeno dal resto della città, ma mi auguro invece che ci sia la volontà di collegarlo per valorizzarlo ancora di più. Sabrina, riprovo, la volontà c'è perché altrimenti non lavoreremmo per cercare soluzioni di tipo alternativo, ma che la soluzione sia facile, no, cioè così ci capiamo, non è facile per un semplice motivo. Andare sotto significa, se vai sotto in maniera sbagliata, trovare un canale. No, così cominciamo a dirle, perché sennò sembra sempre che andare sopra non puoi così in maniera naturale, perché altrimenti entri in casa di quelli che hanno l'appartamento eh, semplicemente davanti al passaggio a livello. Quindi, già per capirci da un punto di vista logistico, mettiamo il caso che non esistesse il passaggio a livello probabilmente nessuno riuscirebbe ad andare a Cibeno a piedi, per un semplice motivo, che se l'entrata principale venisse considerata per la riduzione dei, dei volumi del traffico Oggi molti di questi si sono spostati, forse la gente non se lo ricorda, dall'asse di Via Roosevelt all'utilizzo che oggi viene fatto della Bretella, perché qualcuno dovrebbe dovremmo anche ricordarci di cos'era quella Via Roosevelt prima della Bretella, mm, non scaricava neanche il traffico pesante. Via Roosevelt oggi, ovviamente, scarica una grande parte di quel traffico pesante. Si tratta di guardare nelle soluzioni che si stanno studiando quella che risulta più capace di non soltanto rispondere alle esigenze di collegamento, perché nessuno sta immaginando di isolare Cibeno, anzi, siamo qua a porci il problema di collegarlo meglio, ma al tempo stesso di fare in modo che. Non è che via Roosevelt mi diventa l'autostrada del Brennero e uno da una parte all'altra di via Roosevelt non ci riesce neanche a passare per il volume di traffico che ci va vale lì in mezzo. Ho usato questa provocazione per capirci. Non si tratta di isolare, si tratta di tenere assieme un sistema di qualità della vita. Eh, e quindi, per esempio, la suggestione Tre Ponti che gira direttamente su via Le Manzoni è quella che oggi potenzialmente potrebbe essere. Più corrispondente a un passaggio più veloce del nodo di tre ponti, dico bene, noi stavamo ragionando in questi termini, poi adesso stiamo facendo le simulazioni, piuttosto che invece una, una soluzione che mi utilizzi. Via Roosevelt su, eh, eh, due, sui due assi che ha di fronte, perché altrimenti via Roosevelt, dopo non la attraversi neanche più per il volume di traffico che ti chiama dentro, chiaramente perché tutta la parte nord, non soltanto di Carpi, ma anche di chi viene fuori da Carpi, la utilizzerebbe come semplice passaggio di attraversamento della città. Questo è non è stato per non dare una risposta, è stato per spiegare la complessità di una cosa che se fosse stata facile sarebbe stata fatta anche qualche anno fa. Quindi la complessità sta in questo. I modelli che noi abbiamo chiesto, poi passo la parola anche a, a Riccardo, è, è proprio, sono, si basano proprio su questo, del fatto che un intervento su un'infrastruttura che è attesa, che è importante per questo territorio, non sia però un intervento che da un'altra parte cambia. E, e mi va a creare dei problemi che sono più grandi rispetto a una soluzione di un problema atteso. Sì, eh, grazie. No, mh, ha già risposto in maniera abbastanza eh, esaustiva. Mh, mh ci tengo a sottolineare, non è che si voleva essere evasivi, è che poi si entrerebbe in tecnicismi che non sono eh, come dire, oggetto di questo incontro. Posso spiegare provando a tradurli in parole semplici. Eh, al di là del, de, del sistema eh, che, che meglio risponde ai flussi di traffico, che vogliono scongiurare da un lato un attraversamento molto semplificato tra Roosevelt, arrivando poi a Nicolo Biondo, che porterebbe a, a una traduzione di quell'asse quasi in, in una strada provinciale interna alla città, perché sono comunque strade eh, con, con assi abbastanza generosi e che eh, come dire, rafforzerebbero un flusso che andrebbe in, in direzione contraria a una qualità della vita rispetto ai quartieri cosa che invece non succederebbe su Manzoni Tre Ponti, ma tolto questo entrando nel dettaglio dell'opera, essendo un tessuto, quello sul nodo del, del passaggio a livello fortemente urbanizzato, dove gli spazi di manovra sono veramente molto stretti, nel momento in cui vai a realizzare un sottopasso, al di là dei sottoservizi che oggi le tecnologie ci permettono eh, di superare attraverso dei meccanismi di ingegneria eh, moderna, eh, portano comunque ad una grande complessità nella gestione dell'intervento stesso, perché nella fase di eh, scavo per realizzare l'infrastruttura dobbiamo garantire l'accessibilità a tutti quelli che sono gli edifici che insistono sull'infrastruttura. Quindi eh, questo è un po' il tema che eh, si deve cercare di sviscerare nel prossimo periodo, cioè come realizzare il sottopasso. Eh, senza andare a danneggiare o intercludere de determinate zone che insistono sul passaggio a livello. Questa è un po' la sfida, oltre al tema che più... L'ingegneria che dobbiamo utilizzare nella realizzazione di un sottopasso è complessa più il costo dell'opera eh, si alza e quindi c'è anche un tema di sostenibilità economica dell'opera, perché poi più allunghiamo la parte eh, in tunnel del sottopasso, e qui stiamo parlando non di un sottopasso semplice, ma ci sarà una parte per andare sottoterra e, un, e un, come dire, una porzione abbastanza significativa in tunnel per poter garantire nella parte superiore un sistema eh, di. I collegamenti ciclopedonali e accessibilità ai luoghi. Quindi stiamo davvero parlando di un'opera complessa che però eh, oggi le tecnologie ci permettono di, di, di immaginare, di pensare, di progettare e che appunto vogliamo eh, arrivare a definire eh, nel prossimo periodo. Bene, oh, eh, Sabrina si è detta soddisfatta, mi fa piacere, ma mi interessava soprattutto spiegare che a volte per come si raccontano i problemi... Eh, faccio per fare un esempio Sabrina, io ricordo quando ho girato in, ca in campagna elettorale, in due campagne elettorali, tutto il quartiere di Cibeno, eh, eh, ricordavo anche bene cosa mi dicevano i cittadini a cui suonavo il campanello, anche per fare due chiacchiere e per mettersi lì a fare delle riflessioni, di un quartiere che sostanzialmente oggi ha, eh, ha una serie di servizi importanti e che si vive anche con un livello importante di qualità della vita. E, e, e una delle cose che mi ha chiesto è di favorire le connessioni da una parte all'altra invece che eh, fare delle cesure, perché comunque è un quartiere che ha le scuole di ogni ordine e grado fino a ovviamente escluse le superiori fino alle medie, eh, ha servizi importanti sia pubblici che privati: eh, quindi è un quartiere che non solo non deve essere isolato, ma al tempo stesso deve continuare ad avere un equilibrio di vita, penso eh, importante. Chiudiamo con la domanda di Mara, che vedo che è arrivata adesso. Non sarebbe opportuno dare la possibilità a chi arriva dalla zona est, frazioni, eccetera, di utilizzare via Corbolani per accedere alla stazione? Un parcheggio in questo caso permetterebbe di scaricare il traffico di via Roosevelt e via Algisi. Eh, anticipo un pezzettino, eh, ricordiamoci che se noi dobbiamo tutelare un parco non è... Semplicemente facendo non solo costruire meno e costruire meglio, che è quello che abbiamo voluto spiegare oggi, salvaguardando un impianto fondamentale, identitario, che è quello del parco oltre che del polo universitario, non possiamo neanche caricare di automobili una parte che altrimenti insomma avrebbe poi una serie di altre limitazioni. Eh sì, il tema è, è anche questo: nel senso, eh, ad oggi, per salvaguardare quei principi e valori che in molti chiedono di tutelare rispetto all'utilizzo di corbolani interna, quindi la parallela a tre ponti. Eh, no, non andrebbero in una direzione di, di, di utilizzare quella strada come di percorrenza. Fermo restando che dei parcheggi esisteranno in, eh, in coincidenza del, del campus universitario a servizio di questo, ma anche in dotazione maggiore eh, se fosse. Eh, utile ma comunque l'idea di utilizzare il tratto Tre ponti Ex Consorzio di Corbolani deve comunque rimanere nel rispetto della dimensione della persona per permettere appunto di vivere il parco in maniera unitaria e, e, e continuare a percepire l'area eh, come tale quindi come dire, sarà permesso l'accesso delle auto che volessero parcheggiare dietro la stazione eh, per arrivarci in un parcheggio che non incida su Vialghisi eh, o diversamente, eh, sarà poi l'idea eh, di, di, di chiudere questa riqualificazione generale. Adesso stasera il, il tema era incentrato su questo, eh, ci vorrebbe un seminario per, per entrare nel dettaglio di, di tutto uno schema eh, di quelle ancore di cui vi parlavo per rigenerare la città. Ma se nel, nel prossimo periodo si riuscisse ad integrare una riqualificazione ed una pianificazione anche di tutto quello che succede, Dopo, andando ve ve verso le ferrovie creative quindi. Eh, ve lo dico in termini urbanistici: il comparto C14 ex pro e il BBS, traducendo e completando quei pezzi che oggi sono fatti di immobili in disuso e degradati, se si potessero riqualificare e creare un asse eh, di accessibilità anche carrabile, parallelo alla ferrovia ma che arrivi da due ponti, ecco che si riesce completamente a scaricare anche Corbolani e creare un altro accesso alternativo ad una, eh, un parcheggio scambiatore non solo per la stazione ma anche per il parco. Sì, allora ne approfitto per chiudere, ci sono altre domande, se, eh, oltre che interrare, soprelevare la ferrovia, io vi invito a fare questa riflessione, ma non, non c'è nessuna volontà di sacenza mia, vi dico che queste opere oggigiorno sono previste da RFI come superamento dei passaggi a livello e vedono delle trasferimenti in, so, in somme di in risorse, che sono commisurate alla complessità del, dell'incrocio che si ha, e ovviamente alla, alla, al quanto viene classificata in alto la linea ferroviaria. Eh, dei vasconi eh, per soprelevare la, la ferrovia significherebbe dover sollevare anche la stazione, e ovviamente significherebbe avere il treno all'altezza delle, all delle case. Per chi mi diceva prima: sotteriamo, ma solo nel momento della, della stazione, non esiste. Un treno non fa delle pendenze, deve avere uh, un, una lunghissima linea di, 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 diciamo così, per, un, per un tunnel sotterraneo molto lungo. E, e, e stiamo parlando di milioni fitti di euro. Cioè, solo per dare un, un senso uh, alle cose che si possono fare, a quelle che oggettivamente, salvo non, non, RFI non abbia uh, un mega finanziamento da recovery plan, ma non mi risulta. Eh, non, vedo, non vedo questa opportunità. Vedo opportunità diverse invece sulla ferrovia, che è l'altra grande protagonista della cosa che stiamo raccontando oggi. Perché eh, ne approfitto per, per dirlo: la ferrovia oggi, per la prima volta, non diventa più un limite rispetto all'usufruire dello spazio dell'oltreferrovia, comincia ad avere una strada per un superamento anche rispetto al collegamento di Cibeno. Comincia ad essere utile come direttrice di collegamento per la mobilità dolce cosiddetta, no? quella che si fa con le bici a piedi eh, anche tra i due quartieri ma anche per la stessa Carpi perché sostanzialmente funziona come una piccola tangenziale, passatemi il termine ciclabile ovviamente, che consente di eh, velocemente collegarsi lungo la traiettoria di Carpi arrivando fino a Fossoli, lo dico perché sono le altre riflessioni progetti che stiamo seguendo lungo quella traiettoria. La ferrovia diventa una linea di comunicazione non soltanto sopra i binari in ferro, ma anche per quello che rappresenta attraversando il nostro territorio e penso che questo possa essere un modo di guardare a quella ferrovia anche diversa. Dopodiché, noi come Unione Terre d'Argine stiamo lavorando da tempo per poter anche intercettare alcune opportunità su quel trasporto di ferro, perché ci vediamo con una grande opportunità per costruire. All'interno di una provincia che è lunga e stretta, eh, la visione di una metropolitana di superficie, noi la definiamo così, che permette in poco tempo a una provincia, appunto, lunga e stretta, di essere collegata praticamente dalla, Pe dalla pedemontana fino ovviamente alla zona, alla zona nord eh, della nostra provincia. E, e lo abbiamo segnalato in diversi documenti, stiamo anche lavorando per tentare di capire, eh, con il potenziamento della linea, dove si possa arrivare anche per consentire. Appunto un traffico di tipo metropolitano coesistente con l'attuale funzione che ha eh, quella linea ferroviaria. Eh, io chiudo qua eh, insomma il nostro incontro di oggi, eh, innanzitutto mh, con grande soddisfazione perché ho visto che c'è molto interesse nel fare domande non soltanto da chi abita lì vicino, ma anche a chi fruisce di quella zona, lo dicevo, come hobby, come passatempo e non solo. Mi permetto soltanto questo, che non è assolutamente celebrazione di un'amministrazione, lo dico perché delle volte qualcuno eh, no, non intuisce eh, invece passaggi che reputo che siano importanti. In un momento come questo, in piena pandemia, una situazione dove tantissime città e comunità stanno cercando anche punti su cui rilanciare, ovviamente è un momento di difficoltà economica e... Eh, 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 e anche la traiettoria di uno sviluppo. Sappiamo che ci aspetta un periodo molto intenso anche rispetto lo citavo prima, i recovery plan, insomma, più in generale, diciamo così, le risorse eh, che dovranno eh, servire per la resilienza e lo sviluppo e rilancio del sistema paese, che una città oggi possa parlare dell'insediamento universitario, di una crescita urbanisticamente equilibrata di una diciamo così, riallocazione di servizi perché prima vi ho parlato del tema ospedale e della eh, linea di collegamento. Stiamo parlando mal contati di, butto delle cifre, qualcosa che va ben oltre i 150 milioni di euro se metto ospedale, investimento dell'università e non solo. Sono stato assolutamente grossolano perché attendiamo la quantificazione finale eh, dell'opera dell'ospedale ne abbiamo una, diciamo così, più coerente rispetto all'università. E pensare che questi soldi, come va di moda dirlo adesso, verranno messi a terra nei prossimi, sono molto prossimi quelli dell'università, quelli dell'ospedale, stiamo correndo perché vengano messi a terra il prima possibile, anche se c'è una progettazione molto importante che riguardano questo. Sommati al piano investimento del comune, ovviamente la bretella di collegamento, ma non solo un'altra serie di opere che abbiamo all'interno del nostro piano investimenti, in un momento in cui si rischia un, un grande blocco dell'economia, io penso che anche da un punto di vista delle opere pubbliche o le opere di soggetti pubblici o privati che investono sul territorio, beh permettetemi, in un momento come questo non è scontato. Non è scontato. Non so quante altre città possono arrivare a dire. Eh, che insomma nel prossimo periodo avremo investimenti di questo tipo che io auspico possano essere non soltanto strategicamente per quello che valgono quegli investimenti ma anche per il come vengono realizzati un, vola un volano per il lavoro, l'economia e il lavoro eh, del nostro territorio eh, quindi grazie per l'attenzione di stasera e prossimo, al prossimo appuntamento buona serata buona serata a tutti